Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo primo contatto per dare un primissimo sguardo insieme a voi a Torchlight Frontiers, il nuovo capitolo della ben nota serie di Hack and Slash, con una differenza sostanziale rispetto al passato, che qua siamo in un ambiente persistente in stile MMO, per cui è un gioco un po' diverso strutturalmente rispetto ai vecchi Torchlight, ma che dovrebbe avere questa grande enfasi sul loot, sui combattimenti, un po' come appunto i suoi predecessori più convenzionali. Detto ciò, io partirei. La beta è chiaramente piena di contenuti mancanti, per cui aspettiamoci un po' di tutto, però dovrebbe essere sufficiente per capire un po' che tipo di esperienza ci attende. Allora, in sostanza noi siamo arrivati in questo luogo per combattere una forza oscura che minaccia il territorio e non si è ben capito perché la parte iniziale a livello narrativo era un po' carente, volontariamente carente, perché non hanno ancora finito gli asset, eccetera, perché non è ben chiara la storia. Però siamo qui per guadagnare soldi e conquistare fama e combattere per l'appunto il questo oscuro maleficio, questa forza oscura. Per cui dunque, usa le dark skill per caricare la tua light bar e le light skill per caricare la dark bar. Quindi ci sono queste due varianti. Ah, ecco, quando carichi una barra usa l'abilità della tipologia di mana opposta per garantirti un buff. Quindi il buff della luce garantisce un boost alla rigenerazione del mana per un breve periodo, mentre il buff dell'oscurità garantisce un aumento di danni per un tempo limitato anch'esso. Bene. Quindi ok, quindi le mie due abilità sono primarie e secondarie. E va bene. In più ho un'abilità di luce però abbinata a uno. Va bene. Your mana is low. Io preferirei, sinceramente. Posso spostare? No, non me lo fanno spostare. Forse lo posso fare dall'inventario, perché mi è un po' scomodo. Devo dire la verità. Preferirei, ecco, avere questa cosa così, in modo da potermele gestire come mi pare su 1 e 2. Ma no. Non vedo ancora altre persone, però arriveranno, immagino. Vabbè, il gioco si conferma immediato, intuitivo, così com'è. Ho anche un cane in tutto ciò. Oh, il nostro primo oggetto, che è successo? Allora, tanto signora, io non posso parlare con lei per adesso. Comunque, a livello di hack and slash, Torchlight si conferma tantissima roba. Bene, adesso possiamo parlare con la signora. No, non abbiamo ancora completato. Aspettate, finiamo sta prima quest. Mi sono spostato in basso. Almeno potete vedere un po' meglio. Perché secondo me, almeno potete guardare la mappa, eccetera. Tanto in basso ci sono cose che ci interessano poco. Per cui, allora, adesso non ci resta che parlare con la tipa qui. Dovrebbe darci generale Gray. Dunque, ok, ci siamo occupati dei goblin. Devi essere qua per il programma della frontiera. Facciamo sul serio quando si tratta di supportare gli eroi come te. Devi farti una casa da queste parti e noi saremo qui per garantirti risorse e informazioni. Quindi, vabbè, dobbiamo andare a conoscere un certo Clive. Diciamo che, chiaro, è ancora strapresto per valutare il gioco, però le sensazioni sono buone. Il gameplay è molto appagante, così come i vecchi capitoli. Chi ha parlato? E considerando che il gioco arriverà sia su PC che su console, insomma, c'è da aspettarsi un titolo bello curato, perché
avranno un pubblico talmente vasto che non si può fare il classico early access così, tanto per. Dunque, allora, questo è il nostro forte. Dunque, ci servirà una skill station per concentrarci sul miglioramento delle nostre abilità. Allora, spendi oro e skill point per costruire una skill station. Premi F per entrare nell'editor del forte e poi B per costruire. Quindi, allora, questo è il mio forte. No, vi prego. Questa mi mancava, cioè questa non l'avevo letta prima di iniziare a registrare. Non pensavo ci fosse proprio la costruzione, cioè una componente di crafting così. No, vi prego. Strutture. C'è una marea di roba costruibile. Ma in tutto ciò, il mio... Ah, ecco, skill station. Oh, arcano. Quindi abbiamo decorazioni. L'armadio. Volendo. Le skill station e la fase di crafting. Con un sacco di roba che ci potrà essere utile. Allora, facciamo questo arcanum. Questo ci costerà, non si è capito bene quanto, ma appunto. Lo mettiamo... Non so da che parte si guardi, immagino così. La mettiamo qua. Bene. Io leverei questo, magari, ecco, store, mettiamolo via. Mettiamolo via. I funghi li mettiamo via. Facciamo un po' di pulizia. Vabbè, io su questo tipo di cose ci passo la vita di solito, perché sono un preciso maniacale. Bene. Quindi il mio arcanum è pronto. Ah, e qua posso sbloccare cose. Allora, dunque, al momento noi abbiamo 62 skill point, immagino siano questi qua. E posso sbloccare la Luminous Run. Ci fa entrare in un piano di realtà alternativo in cui ci muoviamo più velocemente e ci permette di passare attraverso i nemici. Utile. Pure Dark Spears. Sono delle lance oscure che fanno danni perenni e rallentano i nemici. Vabbè, facciamo questo qua. Bene. Quindi questo è un attacco ad aria. Va bene. E sono pronto a conquistare il mondo. Vado. Beh, vabbè, ci sta dicendo che adesso sta a noi. Dunque, assegnare le skill l'ho già fatto. Grazie. E... devo andare dal generale Grey. Ah, io adesso torno a casa mia, giustamente. Cioè, o meglio, torno dov'ero. Il portale. Vado. E devo andare all'Imperial Outpost, che è Imperial Battlefield, Imperial Outpost, eccoci. La mappa è anche bella grande, da quel che sembra. Non sembra, cioè, con questa cosa della personalizzazione del forte mi hanno un po' conquistato, devo dire la verità. Vorrei vedere più che altro. Oh, ecco, infatti qua vedete c'è un po' di gente. E dunque, abbiamo un'arma nuova. Perché non la posso equipaggiare? Ah, ecco, meno male. Poi, non ho nient'altro, ma che tristezza. Vabbè, generale. Che devo fare? Vabbè, ancora goblin. Ok, vado. Andiamo fuori. Non è male l'idea di un mondo persistente per un gioco come questo, in realtà. Io perché non c'ho più il mio cane che avevo prima? È rimasto al forte il cane. Vabbè, meglio così. Sta al sicuro. Ah no, eccolo, come non detto. Allora, andiamo, vediamo qualcosina, poi chiaramente non è che approfondiremo più di tanto nel video, ma perché vorrei giusto iniziare a tastare un po' il terreno, vedere un po' voi cosa ne pensate, poi eventualmente valuteremo come, quando e quanto approfondire. Cos'è?
Bene. Oh, cari goblin. Diciamo che era meglio quell'altra cosa che c'avevo, perché picchiavo per bene. E quindi preferisco questo, ragazzi. Allora, decisamente meglio questo. Penso che sia particolarmente per quanto sia perfettamente funzionante, però credo che sia un classico gioco godibilissimo anche con il pad. Perché io adesso, vabbè, sto giocando chiaramente con mouse e tastiera, ma penso sia gestibilissimo anche in quel modo. E mamma mia! Io poi sono un fan di hack and slash in tutte le forme e colori, per cui è un genere che mi ha sempre affascinato tanto. Non mi è ben chiaro il discorso dei buff, no? Aiuto! Quanti sono? Beh, abbiamo raccolto un bel po' di roba, quantomeno. Niente, escono fuori al ciclo continuo, aiuto! Ok. Cos'è? Ma sì, ma che c'è? Ma pia tutto! Che fai? Lasci lì! Abbiamo ottenuto un bel po' di roba! Un bel po' di roba, sì! Niente, escono fuori da tutti gli angoli! Ok. A chi abbai? Non si è capito. Allora, devo andare a parlare con il con General Grey di nuovo. Oh, eccola. The goblins won't stop, but neither will I. Dunque, è stata autorizzata a darci un relic weapon. Sono armi che migliorano man mano che vengono utilizzate, anche se non le utilizzi concretamente, cioè basta che te le porti appresso. Allora, con W. Però vanno caricate queste relic weapons. Come le carico? Vabbè, fateci vedere però. Quindi, Blood Drinker. Allora, difesa. Abbiamo parecchia roba. Vabbè, io l'arma canonica non me la... Ecco, questa qui magari è meglio. Il nostro cane potrebbe essere personalizzato anche lui. Vabbè, andiamo avanti. Non sembra male, eh. Adesso voglio vedere un dungeon com'è, anche a livello di ritmi e cose varie, e poi possiamo giungere alle prime conclusioni, tracciare un primo bilancio su quello che è stato l'esperienza. Però devo dire che, cioè, per ora... Vorrei provare questo relic weapon e vedere com'è. Ok. Una bella spada. Allora,
La proviamo? Credo mi stia mangiando. Ho avuto la sensazione che mi abbia assorbito un po' di energia vitale, ma magari è stata un'impressione mia. Ah già, i materiali per il crafting, giustamente. C'è anche quel discorso. Questo si prende? No. Andiamo, andiamo. Scendiamo, questo si può sicuramente, sì. Forse è così semplice. Allora. Andiamo al dunque, andiamo al dunque. Voglio evitare scontri inutili. Dov'è il boss? Ti vedo la barra vitale. Esci fuori. Maledetto. Eccolo. Ci vorrà un po', temo. Sembra particolarmente forte. Non te ne andare, maledetto. Calma, sangue freddo. La portiamo via, su. Cosa è successo al mio pet? Aiuto. Perché non posso usare la pozione? Ah, me. Il panico. Dai, dai, dai. Vabbè, usiamo questo. Quest'arma. Oh, su. Bene. Ok. È andata. Non è che si sia ottenuto granché, ma. Il nostro pet è stato ferito, maledizione. Questo. Vabbè, una tunica nuova. Ecco, avevo visto bene. Dunque, torna Wood Edge. Vorrei prendere il portale, se possibile. Non mi entra nel portale. Usa il portale per tornare a Wood Edge, ma non ci entra. Non è blu come sempre. Perché non è blu? Qualche pericolo intorno? Vabbè ragazzi, tanto insomma ci siamo fatti. Ah no, ecco, adesso è entrato. Vabbè, dovevo beccare proprio il punticino piccolino piccolino per entrare nel portale. Comunque niente, intanto possiamo intanto andare in chiusura. Il gioco è sicuramente interessante. Da tenere d'occhio, secondo me, per cui vi lascio il link al sito ufficiale in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate per adesso, perché sembra avere un buon potenziale come gioco. Ho trovato un'arma così, a buffo.
Sembra avere un buon potenziale, sono molto curioso di vedere in che modo andrà avanti lo sviluppo, perché è il classico looter puro che può divertire tantissimo gli appassionati del genere. Per cui fatemi sapere, io ovviamente continuerò a giocare anche a Telecamere Spettre, perché insomma voglio andare un po' più a fondo, ma fatemi sapere le vostre impressioni, se l'avete provato, se lo state provando, se vi piacerebbe giocarci, insomma. Voglio sentire un po' l'atmosfera, i vostri animi riguardo al gioco. E niente ragazzi, io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.